Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Io resto a casa. Ciao amici di Bad Radio, anche noi siamo a casa e insieme a Franco, Joe e Andrea abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra piattaforma di comunicazione e musica per condividere insieme a voi queste giornate a casa e per condividere quello che è un momento abbastanza difficile, drammatico e complicato da gestire. Quello che stiamo vivendo senza ombra di dubbio da nord a sud è per la prima volta un'emergenza. È una grande difficoltà. E allora facciamo sì che questo spazio diventi il nostro spazio dalle nostre case, insieme alla musica, alla poesia, all'arte, a un buon libro. Condividete con noi quello, se vi va, quello che state facendo adesso nelle vostre case. E se ne avete voglia, mandate un video messaggio di un minuto e mezzo e noi lo pubblicheremo su Bad Radio. Facciamoci un po' di compagnia, stiamo un po' insieme nonostante la distanza e nonostante insomma le difficoltà di questo momento. Io resto a casa con la musica, con la famiglia, con buon cibo e resto a casa con Bad Radio. Ciao ragazzi e teniamo duro. Ciao ragazzi, sono nel mio piccolo mondo, nella mia piccola casetta. Ufficialmente per me oggi è iniziato il primo giorno di quarantena, in quanto fino a ieri ho lavorato e adesso ho rispolverato un vecchio libro che ho sempre rinviato. Adesso non ho più scuse per farlo. Quindi inizierò con la lettura di questo libro. E poi, niente, mi godrò la mia famiglia, il mio cane, inizierò a fare tutte quelle chiamate che ho sempre rinviato per mancanza di tempo, diciamola così, e finalmente ci potremo tutti sentire e non avremo più nessuna scusa. Quindi io vi auguro una bellissima quarantena, sono sicura che tutto tornerà come prima, che ritorneremo fuori, liberi, ognuno di noi si prenderà in mano di nuovo le proprie vite. E beh ragazzi, state tranquilli, tutto andrà bene, sorridete sempre e riposatevi, cioè state bene. Carissimo Frank, non sai quanto io stia invidiando il tuo isolamento, perché in quei 1000 metri quadrati tu puoi correre, fare un po' di attività quindi sportiva, giocare con i tuoi cani, gridare, ballare, ascoltare musica a tutto volume. E io sono a Milano nei miei piccoli 30 metri quadri. Pa 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 360 gradi, avete visto già casa mia. Ho la fortuna di sedermi, fare uno, sdraiarmi, ok, fare uno, due, aprire il frigorifero e nel frattempo se voglio cucinare, se mi scappa di fare la pipì corro subito, svolta a sinistra e c'è già subito il mio bagno, perché il mio bagno si trova a sinistra non a destra, e ho anche una bellissima fortuna che pochi a Milano hanno di avere un balcone. In questi giorni mi è utilissimo, riesco a fare avanti e indietro, controllare le mie piantine che sono abbastanza sofferenti, anzi se riuscite a darmi dei piccoli consigli su cosa poter utilizzare da casa senza dover uscire, visto che potrebbero farmi un bel verbalone, multe, 3 mesi di galera. Detto questo, comunque io sono ottimista, resto a casa. Vi mando un bacio grande grande, vi abbraccio da Milano e da tutta la Lombardia. Mua! Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare.